Allora, salve a tutti, questo è mio padre, Epifanio di Buono, il quale vi farà ascoltare uno dei monologhi di Pino Caruso, comico storico palermitano, del quale lui è molto fan e ammiratore. Questo è uno dei suoi monologhi più famosi, si intitola La Medicina. Buon ascolto. Vai. Di fronte a una simile anatomia del sistema vascolare di periferia, almeno quanto riguarda la mia, presenta una singolare sintomatologia. Un aumento della caloria, uno sbalzo improvviso di tachicardia, non dà garanzia neanche di mettersi a bagnomaria, neanche quella di farsi una totale anestesia. Certe volte subentro un certo tipo di orotonomia che mi fa gridare per ogni corsia: la paziente è mia, la paziente è mia. Quindi per cortesia mettete in atto l'unica metodologia che ci sia, portatevela via prima che arriva sul SIA, che è uno del reparto chirurgia, e mi fa una laparotomia cosiddetta ferrovia, che parte dalla celebre Pavia, va a finire alla glicetoterapia, come il direttissimo Istanbul Roma Sofia. Oh, sia lodata Santa Rosalia, oggi e sempre, non perché io, anche se indegnamente sono un sex dipendente, ho le mie belle aderenze proprio qui sotto la parata di gerente, non ci metto niente a comportarmi conseguentemente, anche se col paziente sono di natura così delicata che quando faccio una prognosi è sempre riservata. Non sono come all'odontoiatra che ha di cascè piglia quanta senata, che si comportò indecentemente esattamente il giorno di San Clemente, quando mi venne un mal di dente comportata di dolore così violento, dato che modestamente c'è una voce così potente che mi hanno sentito gridare in tutto l'Oriente e perfino ad acqua pendiente. E sono andato subito dal dentista, il quale per cominciare mi ha misurato la vista. Ho detto: dottore, c'è stata una vista. Vabbè, non si preoccupa, adesso chiamo l'anestesista. Ed è arrivato l'antennista, che però è stato corretto, me l'ha subito detto, dice: guarda, qui c'è un architetto. Perfetto, perfetto, si è messo a guidare un sottoprefetto che era lì nel gabinetto. Ed esce un ometto con regola, cazzola, secchielle e qualche paletto. E dopo un breve accertamento mi ha fatto la prima colata di cemento. Tanto che io ho detto: questo mi ha preso per un labirinto tonto, che sarebbe un animale senza fronte, ma che c'è i denti che sembrano un rinoceronte. Vado per la città di Bronto, che stiamo costruendo un ponte per giunta con le arcate a Befronte. De fatti, casi in fondo, sento che piano piano, fra il dente canino e il dente sano, atterra un aeroplano, scende un indiano e installa con la mano un cartello dove c'è scritto Ponte di Magellano. Ho protestato invano e allungamente, ma non è servito a niente. Ho voluto pagare immediatamente, anche perché c'era presente l'assistente che insisteva insistentemente. Dice: guarda, si è fatto tardi, guarda, si è fatto tardi. Alla fine dico: quant'è? 1.250.000 miliardi. E meno male che non mi sono fatto incappucciare anche la tremolare, se no, anziché una protesi dentale, quella mi faceva pagare tutte le capsule spaziali che ci sono nella base navale. È meglio che ci dente me la faccio lavare e la vado a depositare alla Banca Nazionale. Non si sa mai, possono sempre fruttare. Se dovesse venire il giorno del giudizio universale, uno si ritrova un capitale, non mi pare. Adesso vi facciamo ascoltare il secondo monologo di Pino Caruso, recitato da mio padre, dal titolo Un uomo di parola. Vai. Io sono un uomo di parola, dalla parola facile, dalla lingua sciolta. Insomma, quel che si dice un uomo di parola. Nella mia bocca c'è un tale affollamento di parole che certe volte fra di loro si prendono a parola e poi fanno a botto, fanno pure a cazzotto. Insomma, c'è tutto i denti rovinati. Questo succede perché c'è una parlantina sciolta, ma così sciolta che mentre parlo, con rispetto parlando, mi trovo, insomma, mi sono parlato addosso. Parliamoci chiaro. In quanto qui con la parola ci faccio da tutto, lo sfrutto, prosciutto, rischia tutto, per fine farabutto. Io quando parlo non parlo, è rutto, parlo senza costrutto, se non parlo mi sento a lutto. Allora mi butto dappertutto, dibattito, tavola rotonda, tribuna politica, tribuna sindacale, tribuna per lo sciate, gassosa, aranciata, limonata, che io modestamente c'è la parola in sovrabbondanza. La parola che mi avanza la deposito in banca, mi frutta magari gli interessi. 2 mesi fa ho depositato in banca la parola cornuto. Ora con gli interessi maturati è diventato cornuto e disonorato. Inoltre io la parola, la modella, la lampacocchia, la produco in serie ugualmente. Io ho la catena di montaggio delle parole, di cui un operaio per ogni lettera. Uno fa sempre la A, uno fa sempre la B, uno fa sempre la C. Tanto che un operaio meschino gli è avvenuto l'alienazione di incomunicabilità per mancanza di dialogo, che poi non tava l'H, che è muta completa.
Imperocchia al cittadino, gli frego scarpe, mutande, pantalone, pantaloncini, perché io ho la parola grossa e cervello fino, posso parlare a tutta birra, a tutto cassa, a tutto andare, a tutto, ma che occupato? Pronto, chi parla? Tu parla, noi parliamo, voi parlate e si parlano. Tanto qui non siamo davanti alla commissione inquirente che non fanno niente, quale mente. Io posso fare 250.000 reate, malversate, atti privati. Non mi succede danno per uno, in quanto a me non mi arresta nessuno. Io sono inarrestabile, io non conosco sosta, io non sono come le poste, io mi metto alle sopposte. Io posso parlare da Coresa a Pentecoste. La mia parola non conosce ostacoli. Io con la parola ci faccio miracoli. Ora io dico cosa è servita a me a studiare parapsicologia, che me ne poteva stare a casa mia con mia zia invece di venire via, anche perché onestamente non ci sto capendo più niente, lo vorrei proprio capire. Chissà dove sono andato a finire, e pensare che mi sono perso, mi sono cercato al Senato, al supermercato, dentro un portierato, perfino all'Istituto Poligrafico dello Stato, ma senza risultato. Quello che mi lascia più cacicabondo, soprattutto nel profondo, è che in Italia noi abbiamo toccato il fondo monetario così velocemente che non ci abbiamo trovato più niente. C'hanno un nulla tenente che naturalmente non teneva niente. Uno del coefficiente IVA saliva una fase eccessiva di nullità esclusiva. Solo quelle che fanno lievitare i costi dei beni immobili riposti nei posti più nascosti sono le oscillazioni frequenti della bilancia dei pagamenti, i debiti crescenti, alcuni sottotenenti che sono stati registrati a sergenti. Per dirlo in umiltà, vi affido alla vostra umanità, dei figli e dei papà, non lasciatemi con una mano di qua e uno di là, abbiate pietà. Cari amici, ora questo è l'ultimo monologo, questo è un monologo che ho scritto personalmente io, questo è un monologo che mio padre interpreta e si intitola, dillo. Una tranquilla giornata d'un paesano qualunque, sicuramente che sia giapponese. Vai. Se su stamattina che già sui sette, se lava, se veste, se mette i quasetti, la prima cosa che fa sentire un cretino è vedere a sua moglie che fa sciagli il bagodino. Antonito, sente cara che fa un buon caffè, o un anticchio latte, magari una tazza di tè. Amore, senti scusa, non ti scordare di portare a scuola a carusa. Con la testa un po' confusa per le visioni certe strose, scendi in corsa a carusa, mette in moto pure la macchina e ne fusa. Sto cristiano può si mettere a santiare, si mette subito a banaliare, con il rischio che qualcuno può pure abbeverare. Concettina, gli tocchiava magliettare, da tua macchina a ferrare. Una vecchia 500 russa e sbiaduta, accattata nel 60 con bollo pure scaduto. Un occhio non rogge per la premura, un altro per tagliare da carusa si mette la cintura. Ma arrivando in una presenza frutta e verdura, comincia a diventare di mille colura. Perché guarda quasi non bicicletta, quando una si usa la mattina, un coccio e cammi di spazzina. La strada era bloccata, la pecceretta può essere accordata, il bici vuole essere nata impolata. Pensa ai vigili ce n'è imbarcata. Si sente frenata, presa frescata, la sua macchina viene nell'ordine, ammuttata, tamponata e sbrivata. Ma pulito un po' scende, nel frattempo la strada si era liberata. Arriva un camposanto, va per girare, usando un testa e ci comincia a chiamare. Perché suo cristiano a sua figlia a scuola va a portare, per via mazzino non ci può pigliare, perché è giovedì e ci sono i mercatari. Preso in fase di confusione, volesse girare la circolazione. Ma sa fermare c'è un funerale in solenne processione. Dopo aver accompagnato un morto camposanto, salutato parente, zia e tutto quanto, porta sua figlia a scuola e la sente davanti. Perché se rurtava, manco a fare la posta. Oggi è giovedì e gli era a parare la luce alla posta. Già all'otto e mezza c'era una cura, con una pensa a qualcuno che si scura. Qua muttava, qua si inflava, qua si lamentava, qua si incazzava, qua pensava non ci abbasciava. È mai possibile che per pagare una bolletta una persona che c'è fretta si trovava in questa sorta di situazione? Ma l'ufficio postale non c'è organizzazione, solo sportello aperto c'è a disposizione. Dopo l'estrazione del numero che permette al nostro eroe di pagare la bolletta, arriva a casa e si assetta. Finisce da mangiare, si dà lì o teggio uno e parte retto retto al comune. Fra cristiani incazzati, o tecnico semplificato, il documento non ha trovato perché copia il disonorato, un mese non documento sbagliato, il risulta essere figlio di emigrato. Risolto il problema della documentazione, il nostro amico paesano con il polmone in mano
se ne torna a casa, sperando che l'indomani sia una giornata più tranquilla. Ma lui è già preparato, domani niente caffè, solo camomilla.